Alzi la mano chi ancora pensa che i politici non lavorino. Al Comune di Bari, tra sedute del Consiglio e delle commissioni permanenti e speciali, ogni consigliere partecipa a più di una seduta al giorno, per una spesa totale che dall'insediamento di agosto si aggira sui 300.000 euro. Affari fare i conti in tasca all'amministrazione è un quotidiano locale che rilancia la polemica sui costi dei consigli comunali dopo il caos sollevato dai dati, per rimanere in Puglia, del comune di Bitonto, rivelati nel corso della trasmissione di Rai 1 L'Arena condotta da Massimo Giletti. Ma se Bitonto ha speso poco meno di 100.000 euro in tutto il 2014, Bari rischia di spendere molto di più perché il gettone di presenza che per Bitonto vale una ventina di euro, per i consiglieri baresi vale oltre 72 euro, che moltiplicati per 33, ovvero sia per il massimo di sedute per cui è ammesso il pagamento fa 2.395 euro, una cifra che equivale ad uno stipendio di buon livello, che guarda caso viene raggiunto dalla maggioranza dei consiglieri, che difficilmente scendono sotto i 2.000 euro al mese, tranne rare eccezioni e neanche nel mese di dicembre, nonostante le feste natalizie. A un rapido calcolo, i 36 consiglieri potrebbero dunque costare ai contribuenti baresi fino a 86.000 euro al mese, cifra che in un anno potrebbe sforare il milione di euro. Nella pratica, in media fino ad ora ne sono stati spesi 72.000, ma c'è sempre tempo per migliorare le performance.